Ed eccoci qua, buonasera, ben ritrovati ancora in diretta sulle Fonti TV, benvenuti alle Fonti Closing Bell, più o meno manca un'ora alla chiusura dei mercati, noi faremo il punto senz'altro su tutto ciò che accade in governo. È arrivata qualche notizia positiva, per esempio dal 1º maggio addio al Green Pass e non soltanto anche alla mascherina all'aperto e chiuso naturalmente, e ovviamente il 31 di marzo scade, diciamo, l'emergenza Covid. Nel frattempo, come promesso, faremo il punto sul comparto energetico e delle materie prime. Ci sono tante domande a cui cercheremo di rispondere, soprattutto come è cambiato dopo lo scoppio della guerra in Ucraina il mondo delle materie prime, scusate, se è reversibile e soprattutto che faccia avrà la nuova normalità, se vogliamo chiamarla così. Ricordo ai nostri telespettatori che oggi in CDM, che è iniziato alle 15:30, c'è il decreto taglia prezzi. Bisogna vedere se verrà immediatamente approvato o meno. Intanto vi riporto alcune dichiarazioni di Draghi: muoversi rapidamente, fare in fretta per arginare la corsa delle bollette e dei carburanti con prezzi schizzati alla pompa. Questa è la raccomandazione di Mario Draghi a Palazzo Chigi nella riunione con i ministri dell'economia e della transizione ecologica e i capi di gabinetto sul cosiddetto decreto taglia prezzi, ovvero il pacchetto di misure che il governo intende mettere in campo per fronteggiare i rincari al più presto. Poi oggi abbiamo visto un rialzo piuttosto marcato del petrolio del 7%, entrambi i benchmark, anche il gas al rialzo. E poi in queste ultime giornate, da non dimenticare, una comunicazione, io la chiamerei particolare, poi vedremo se è così o meno, da parte di Cingolani, ovviamente il ministro della transizione ecologica, ha detto in più occasioni due frasi che noi abbiamo deciso di ecco, farvi presente nel corso di questa diretta: l'aumento dei prezzi dei carburanti, una truffa colossale, cerchiamo di capire se è così o meno, poi c'è un'inchiesta ovviamente aperta a Roma, e poi materie prime, soprattutto non è possibile che costi 5 volte di più il gas rispetto al 2021. Queste sono di nuovo ovviamente le parole di Cingolani. Come detto, faremo il punto su tutti questi argomenti e non soltanto. Prima do il benvenuto, anzi, benvenuti ai nostri ospiti: Carlo Stagnaro, Istituto Bruno Leoni, e Gian Claudio Torlizzi, founder T-Commodity. Buon pomeriggio ad entrambi, ben ritrovati. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, grazie per l'invito. Ecco, partiamo innanzitutto dal decreto, per quanto sicuramente un punto importante. Adesso Gian Claudio, tu ci dirai quali sono, diciamo, le preoccupazioni principali anche dei tuoi clienti, in questo caso nel mondo del business legato alle bollette, non soltanto, e poi in generale se questo decreto non è proprio chiaro in termini di numeri, come si andrà ovviamente a calmierare i prezzi. Però diciamo che ci saranno più o meno 5, 15 centesimi di sconto al litro per quanto concerne il carburante, che dovrebbe essere, diciamo, un alleggerimento almeno nell'immediato. Innanzitutto chiedo un parere: a tuo avviso potrebbe essere sufficiente? E ricordo anche che anche la Francia ha deciso di implementare una misura simile. Guarda, il discorso che inizia a essere particolarmente gravoso per le imprese è la liquidità. Quindi qui non è tanto un discorso di quanto come dire, ridurre in termini di costi del carburante, che per carità ha una sua rilevanza, ma l'aspetto che morde oggi le imprese è il problema della liquidità. Perché? Perché il forte rincaro dei prezzi sia delle materie prime che dei beni energetici comporta tutto un innalzamento poi dei requisiti per ottenere i fidi bancari, per le assicurazioni del credito. Lo stiamo vedendo in realtà anche su un livello un po' più alto, con le crisi di liquidità, le margin call che stanno investendo le grandi trading house, come ad esempio Trafigura, di cui ieri Bloomberg ha riportato appunto le difficoltà in termini di liquidità. Quindi qui il problema è un po' più ampio diciamo così, del costo di per sé delle materie prime e dell'energia, che ovviamente dovrà essere risolto, a mio avviso, ma questa è una mia personale idea, prescindendo dalle logiche di mercato. Io non credo che a questi se i livelli rimarranno tali, e i fondamentali suggeriscono che rimarranno tali ancora per molto tempo, una buona parte dell'industria italiana, ma non solo, in realtà sia in grado di poter sopravvivere. In Francia in realtà già qualche segnale è arrivato, secondo cui il governo fondamentalmente ha sacrificato EDF, che rischia fondamentalmente di essere nazionalizzata, per tutelare un po' la sopravvivenza del tessuto industriale. Quindi siamo in una fase, a mio avviso, veramente molto, molto critica.
che minaccia la sopravvivenza di una buona parte del tessuto industriale. Quindi oggi il problema è veramente forte e il ruolo di SACE sarà un ruolo fondamentale. E quindi vedo che il ruolo dello Stato sarà sempre più importante, almeno in questa fase. Ecco, Carlo, volevo semplicemente capire se innanzitutto sei d'accordo e poi ecco, questo approccio, diciamo che è un aiuto nell'immediato, potrebbe funzionare anche perché so che tu sei sempre stato, come dire, per l'approccio di lungo termine. Sì, intanto mi ritrovo nell'analisi che ha fatto Gian Claudio, in relazione ai fondamentali. È evidente che l'attuale crisi ha una componente, chiamiamola finanziaria, legata alle aspettative e ovviamente influenzata anche dall'incertezza determinata dalla guerra. Ma a monte di questo, c'era una crisi energetica che era già in atto ed era già esplosa ben prima della guerra e che dipendeva essenzialmente da ragioni legate alla domanda e all'offerta delle commodity energetiche e delle altre materie prime. E questa crisi, che è l'origine profonda di quello che stiamo vivendo ed è la ragione per cui la guerra ha avuto questo, effetto così, così devastante sui prezzi delle commodity energetiche e delle altre materie prime, questo implica che inevitabilmente l'unico modo per uscirne è attraverso investimenti, che aumentino l'offerta, quindi più estrazioni di gas e petrolio, più fonti rinnovabili, più nucleare, eccetera, e investimenti che consentano di tenere sotto controllo la domanda, quindi efficienza energetica, ma tutto questo richiede tempo. Quindi abbiamo davanti una congiuntura che, diciamo, sarà ancora lunga e pericolosa. A fronte di questo è comprensibile che i governi europei cerchino, degli strumenti per dare sollievo alle imprese, in particolare alle imprese che sono grandi consumatrici di energia o che comunque sono impattate direttamente o indirettamente, dagli alti prezzi delle materie prime, attraverso essenzialmente forme di aiuto finanziario. Io tendo a preferire a ritenere che ci sono due criteri molto importanti che dovrebbero guidare la nostra azione. Una, e anche su questo sono d'accordo con Gian Claudio, dove è possibile è meglio intervenire con forme di garanzie, per esempio attraverso la SACE, perché il problema di molte imprese è in primo luogo di liquidità. La seconda è che, poiché il problema appunto nasce dai fondamentali e ha una dimensione così grande, no, non si può pensare di cancellare il caro energia per tutte le tipologie di consumatori. E quindi bisogna cercare di essere selettivi nell'intervento, di intervenire soprattutto a favore di quelli che ne hanno veramente bisogno, sia nelle famiglie, quindi quella a basso reddito in particolare, sia per quanto riguarda le imprese, e quindi cercando di guardare soprattutto a quelle imprese che hanno una spesa energetica molto rilevante rispetto al loro margine operativo lordo. Allora, intanto volevo semplicemente capire per quanto concerne la situazione gas in questo contesto di guerra. Abbiamo visto gli Stati Uniti molto più aggressivi in termini di sanzioni, però vedo che sono arrivate altre dichiarazioni da parte di cingolani che potrebbero esserci dei problemi se da ottobre ovviamente ci sarà il taglio da Russia, stiamo parlando delle importazioni di gas. È una cosa che l'Italia, in questo senso anche l'Europa, si possa permettere o meno, cioè perché questa secondo me è una questione molto importante, va considerato da un punto di vista che lì c'è un problema umanitario piuttosto importante e si spera che ovviamente entro ottobre tutto sarà finito, però si parte dal presupposto che anche se la guerra dovesse terminare, immaginiamo che le sanzioni non è che spariranno immediatamente nei confronti della Russia, intendo dire. Carlo. Ma anche qui è chiaro che quello che è successo, quello che si è verificato con l'aggressione della Russia all'Ucraina, è probabilmente un cambiamento che avrà conseguenze molto al di là della guerra. Noi abbiamo un rapporto, in particolare per quanto riguarda l'interscambio di energia con la Russia oggi e prima con l'Unione Sovietica, che ha sostanzialmente 50 anni d'età, e durante questi 50 anni, perfino nei momenti di maggior tensione della guerra fredda, la reciproca fiducia non è mai venuta meno. Con l'aggressione all'Ucraina, invece, le cose sono cambiate. Quindi io penso che a lungo andare, l'Europa si sgancerà pesantemente dalla Russia e questo creerà un problema di sostenibilità sociale
all'economia russa che dovrà completamente ripensare il suo modello, perlomeno il modello di stato rentier, per così dire, che attraverso cui è andata avanti fino adesso. Ma nell'immediato questo vuol dire che oltre a tutte le ragioni, cose che dicevo prima, c'è anche una ragione politica per cui le cose nei prossimi mesi saranno molto complicate. Di sicuro bisogna fare di tutto, e anche qua purtroppo qualche forma di intervento pubblico è necessaria per garantire che utilizziamo i mesi estivi per diversificare e aumentare la capacità di importazione di gas e per riempire gli stoccaggi. Io non credo alla prospettiva di un'interruzione del flusso di gas, o quantomeno penso che se mai dovesse succedere, è più probabile che sia perché lo decidiamo noi estendendo le sanzioni e non perché lo decide la Russia, come arma, diciamo così, economica nei nostri confronti, anche se questa è pure una possibilità che non si può escludere, ma credo che bisogna agire come dire, avendo in testa questo rischio e agire con una strategia di derussificazione delle forniture di gas di medio periodo, dove il problema riguarda non l'Europa in quanto Europa, ma riguarda soprattutto quei paesi europei, l'Italia, la Germania e diversi paesi dell'est come la Bulgaria, eccetera, che dipendono maggiormente dall'importazione di gas dalla Russia. Ecco, Gian Claudio, vengo da te perché vorrei leggere per i nostri telespettatori un passaggio che è francamente una proposta da parte di Cingolani, le possibili misure per incrementare la sicurezza del sistema nel breve e medio termine, che si stima possono portare complessivamente a ridurre la dipendenza di gas di circa 20 miliardi di metri cubi all'anno, prevedono aumenti di import da Qatar, Algeria, Angola e Congo. Ora, noi abbiamo fatto in altre occasioni il punto che è difficile sostituire il petrolio russo. Che cosa, cioè, si può invece assumere che si possa sostituire da questi paesi in termini di gas? Cioè la Russia se si può sostituire, non so se mi sono resa chiara. Ho capito, no, ho capito. Allora, no, il punto innanzitutto è quello di dotare il paese, nel nostro caso appunto l'Italia, di una capacità di rigassificazione maggiore. Ma questa è una cosa che si può anche fare, velocizzandola magari, togliendo quei freni, diciamo così, burocratici, lo si può fare. Noi importiamo dalla Russia qualcosa come 29 miliardi di metri cubi annui, quindi nel lungo termine è un qualcosa che può anche essere è fattibile. Il punto però è il costo, perché il gas liquefatto è forse una delle commodity più globalizzate che c'è al mondo, e quindi per far sì che il gas liquefatto continui ad affluire in Europa è opportuno che i buyer europei continuino a offrire un prezzo più alto rispetto a buyer che sono extraeuropei, o ad esempio quelli asiatici. Il forte rialzo del prezzo del gas dello scorso anno è scaturito nel momento in cui gli europei sono stati costretti a entrare in concorrenza con i buyer asiatici per accaparrarsi il gas liquefatto. Quindi nella diversificazione che viene proposta solamente attraverso il gas liquefatto, c'è un virus, tra virgolette, legato al prezzo, cioè questo ci costringe fondamentalmente a pagare strutturalmente il prezzo del gas su un livello ben più alto rispetto a quello a cui eravamo abituati nel prepandemico. Premesso che, a mio avviso, siamo ancora lontani da quel tipo di normalizzazione, cioè io sono, come sapete, ho scritto anche un libro sul superciclo delle commodity, quindi non sono la persona, diciamo, più adatta, perché penso che siamo all'interno di un trend rialzista che si è destinato a durare ancora molto tempo. Ma è chiaro che una diversificazione che si basi solamente sul liquefatto conferma ulteriormente, diciamo così, questa dinamica, ed è il motivo per cui io sono, non a me non dispiace particolarmente il ripristinare un po' il discorso sull'EastMed, cioè il gasdotto che dovrebbe collegarci con i giacimenti israeliani, che per carità è un progetto costoso, è un progetto che all'inizio non porta molto gas, perché parliamo di 10 miliardi di metri cubi, che però a regime arrivano a 20, e comunque però è sempre gas che arriva via pipeline, che tendenzialmente può vantare poi
dei prezzi un po' più bassi rispetto al liquefatto. Se noi ci affidiamo solamente al liquefatto, dobbiamo essere comunque, dobbiamo sperare fondamentalmente che la domanda asiatica in particolare rimanga strutturalmente bassa, e questo è un po' un controsenso fondamentalmente, perché il motivo per cui oggi noi abbiamo avuto la possibilità di beneficiare di una buona quantità di gas liquefatto è perché la Cina, l'economia cinese negli ultimi 6 mesi sta affrontando un rallentamento piuttosto importante, vuoi anche per la common prosperity imposta da Xi Jinping, ma già noi abbiamo già dei primi segnali di inversione di questa dinamica, perché lui cerca la terza rielezione a novembre, avrà bisogno probabilmente di una riaccelerazione dell'economia, e questo secondo me farà sì che anche l'azione di ristoccaggio che noi dobbiamo adesso avviare nel corso della stagione cosiddetta estiva sia un po' più challenging, diciamo, rispetto agli ultimi 3 mesi. Quindi ecco, dobbiamo essere pronti a questo, a pagare strutturalmente un prezzo più alto. Ecco, volevo semplicemente, parlando di prezzo più alto, visto che comunque i flussi continuano ad arrivare in Italia ma anche all'interno dell'Unione Europea, rapidamente quello che ha detto Cingolani qualche giorno fa, l'aumento dei prezzi dei carburanti è una truffa colossale. Chiedo alla regia di andare a titolo 3, quello qua, grazie mille. Quindi visto che i flussi continuano e quindi non ci sono problemi effettivamente di offerta per il momento da parte della Russia, i patti sono patti per il momento, quindi chiedo effettivamente, c'ha ragione, non ha ragione, come ti senti su questo tema, Gianclaudio? Ma io non so quale sia il motivo per cui il ministro abbia menzionato, abbia come si giustifichi questa espressione. Io non mi ci ritrovo. Io credo che siamo in una situazione in cui c'è grande tensione, sì, sull'offerta, ma dobbiamo anche considerare il fatto che, magari è un po' tecnico, ma poi fino a un certo punto, ossia che una delle parti variabili del costo del carburante è il prezzo del Brent in euro. Ora, sembra un aspetto tecnico, però è molto importante, nel senso che da questa crisi, da questo conflitto militare, è emerso da un lato ovviamente una tensione, è andata ad acuirsi la tensione sull'offerta, sul prezzo del petrolio, che già prima del conflitto veleggiava poco sotto i $100 al barile. Ma ha avuto poi, con l'esplosione del conflitto, si è tradotto in un forte apprezzamento del dollaro, come generalmente avviene durante le crisi geostrategiche. Generalmente il dollaro si apprezza nelle fasi cosiddette di risk off, cioè di avversione al rischio. Ora, questa combinazione, che non è molto usuale, perché generalmente quando le materie prime, il dollaro tende a deprezzarsi e viceversa, ha comportato un forte aumento del prezzo in euro, non solo ovviamente del Brent, ma di tutte le materie prime. I miei clienti infatti sono particolarmente squisati sul fronte della marginalità, perché è fortemente salito anche il prezzo dell'alluminio, del rame in euro, perché si è verificata perché in questa crisi geostrategica ovviamente l'economia europea è tra le più deboli. Si è assistito la settimana scorsa a un forte deflusso finanziario dall'azionario europeo, quindi c'è una fase fondamentalmente di avversione al rischio per quello che riguarda l'Europa. Questa combinazione appunto si è tradotta in un forte aumento del prezzo del Brent, che ha condizionato anche il costo del carburante. Poi ovviamente c'è la parte, su questo Carlo è più competente di me, c'è la parte delle accise che incidono per oltre il 50%. E io parlare di truffa, io non so, non ho elementi per giustificare un'espressione del genere. Io sono stato anche un po' tranchant su Twitter ieri e ho detto, per me è la forma più becera di populismo un'espressione di questo genere, però magari mi sfugge qualche elemento che io al momento non vedo, insomma. No, infatti Carlo, vengo da te per capire effettivamente qual è il tuo parere sul tema, anche perché, ripeto, lui si è giustificato, Cingolani, dicendo che i flussi continuano e effettivamente l'offerta non è diminuita, quindi non c'è una giustificazione, diciamo, pratica di parole povere per, ecco, questo aumento così marcato. Quindi non lo so, che cosa ne pensi? Ma allora, ci sono tanti elementi quando uno osserva appunto un movimento così forte. Uno è quello appena citato, del fatto che il prezzo del Brent, diciamo del petrolio, è salito sulle borse internazionali e che questo incremento è ulteriormente amplificato dal fatto che il petrolio si scambia in dollari, ma noi lo paghiamo in euro.
Un secondo tema è che la benzina e il gasolio non sono soltanto petrolio, sono anche le lavorazioni che avvengono sul petrolio. E queste lavorazioni sono lavorazioni fortemente energivore che consumano energia elettrica. L'energia, il costo dell'energia elettrica è aumentata, quindi, come dire, il processo attraverso cui noi otteniamo la benzina e il gasolio da utilizzare, da distribuire in rete, è diventato più costoso. In terzo luogo, la domanda di gasolio in particolare è molto rigida, infatti non è un caso che il gasolio si sia rincarato più di quanto non sia accaduto la benzina, perché noi il gasolio non lo utilizziamo soltanto per le nostre automobili, ma lo utilizziamo anche nel trasporto pesante, lo utilizziamo in parte anche nel riscaldamento. Oltre a tutto questo, come dire, c'è un dato di fatto, è vero che i fondamentali per quanto riguarda il petrolio non sono cambiati nell'ultimo mese o negli ultimi 2 mesi, però è scoppiata una guerra nel mezzo. Eh sì. Una guerra, in particolare una guerra di questo tipo, genera incertezza e questa incertezza i mercati la scontano. In più c'è un ulteriore fenomeno che va considerato, vale a dire le raffinerie europee tradizionalmente si servono anche in parte consistente di greggi provenienti dalla Russia. Ora, sebbene sul petrolio non ci sia nessuna sanzione formale, molti operatori europei e occidentali hanno smesso di acquistare greggi russi, tant'è che gli analisti parlano di autosanzione. Però il fatto che tu smetti di comprare quel tipo di quella varietà particolare di greggio fa sì che per tutte le altre varietà il mercato diventa automaticamente più teso e corrispondentemente il mercato per i petroli russi diventa meno appetibile, tant'è che i petroli russi oggi vengono venduti, se guardiamo il benchmark di riferimento che si chiama Urals, vengono venduti a 20, in alcuni casi addirittura $30 di sconto rispetto al Brent. Però tutti questi fatti è un po' come la storia del rincaro dell'energia elettrica e del gas, non c'è una singola causa. Ci sono una serie di cause, ciascuna delle quali contribuisce per un pezzetto e che poi alla fine della giornata però ti determinano questo incremento. L'ultimo punto, sarebbe anomalo, ci sarebbe da preoccuparsi se noi osservassimo in Italia un incremento o un livello dei prezzi dei carburanti al netto delle tasse molto superiore a quello che accade negli altri paesi europei. Ma questo non è vero. Se noi confrontiamo il prezzo del gasolio e della benzina, ripeto, al netto delle tasse, con la Francia, la Germania, la Spagna, eccetera, vediamo da un lato che il prezzo dell'Italia anzi è leggermente inferiore alla media europea, o quantomeno alla media dell'Eurozona, e secondariamente che anche l'incremento rispetto a gennaio è in linea o inferiore rispetto alla media dell'Eurozona. Quindi, tutto sommato, non ci sono ragioni di pensare che ci sia un'anomalia italiana spiegabile con condotte illecite o illegali. C'è un problema a monte che è quello che dicevamo prima. No, assolutamente sì, parlando ovviamente dello scoppio della guerra, poi abbiamo chiarito in altre occasioni sulle fonti TV che è molto difficile sostituire il petrolio russo perché è particolare in termini tecnici che io ovviamente non sono diciamo abbastanza tecnica per poter spiegare, ma intendo dire che è difficile sostituirlo con il petrolio dell'Iran, per esempio, se dovesse rientrare sul mercato o Venezuela, se, ripeto, dovesse rientrare sul mercato. Detto ciò, ecco, ultimissima domanda che riguarda un po' il mondo delle materie prime, perché la Russia, ma non solo, anche l'Ucraina esportano tantissime anche soft commodities, se vogliamo dire. Ieri abbiamo sentito la conferenza stampa della Fed, oggi abbiamo visto l'inflazione nell'Eurozona e ci tengo a ribadire che comunque entrambi i banchieri centrali in netta difficoltà, poi c'è anche Bank of England, per carità, non vogliamo dimenticarcela, però un po' tutti i banchieri centrali citano i prezzi dell'energia, i prezzi delle commodities, non solo più dell'energia. Attenzione, come contributor principale dell'inflazione, dunque effettivamente stiamo vedendo anche le proiezioni che continuano ad essere al rialzo e quindi non si tratta più di un fenomeno di breve termine, probabilmente si tornerà verso la normalità addirittura fra 2 anni, dico fra 2 anni probabilmente. Quindi volevo capire come ha cambiato questa guerra in Ucraina il mondo delle materie prime innanzitutto. E che faccia ha? Cerchiamo di spiegare ai nostri telespettatori esattamente che cosa significa un ritorno alla normalità, in termini di prezzi, se vogliamo dire energetici o anche delle materie prime. Parto da te, Gianclaudio Torlizzi, perché hai detto che siamo in un trend rialzista e dunque spiegaci che cosa esattamente significa.
Allora, io credo che con l'aggressione russa in Ucraina fondamentalmente sia cambiata l'architettura mondiale. Io credo che siamo davanti a un processo ormai ineluttabile, di cui già si vedevano un po' i segnali prima, di decoupling, cioè di separazione sempre più marcata tra est e ovest. Da un lato le democrazie liberali, aderenti o comunque rappresentative di un mercato euroatlantico, e dall'altro i regimi autocratici di cui Russia e forse anche Cina rappresentano un po' i soci di maggioranza. Sulla Cina ovviamente c'è ancora dibattito, i cosiddetti analisti continuano a dire: ma la Cina alla fine prediligerà il mercato unico, la globalizzazione, perché senza l'export non sopravvive. Io sono molto più scettico su questo. Credo che in realtà invece è in atto un vero e proprio processo di separazione. Ora, questo processo di separazione in realtà perché è nato con la guerra? Perché le sanzioni che l'Occidente ha applicato non è che le abbia applicate su un paese X, non è, adesso con tutto il rispetto, non è che le ha applicate sul Congo o sull'Uruguay o sull'Afghanistan, le ha applicate su uno dei maggiori produttori mondiali di materie prime in un contesto già di forte tensione, perché noi già provenivamo da 2 anni di mercato in rialzo. Quindi questo sta provocando delle enormi difficoltà sul fronte finanziario delle materie prime. Come ho menzionato prima, le stesse grandi trading house oggi hanno degli enormi problemi sul fronte del finanziamento delle operazioni, di copertura delle operazioni sul fisico, perché chi è un trader finanziario davanti a questa forte volatilità o forti aumenti di prezzo, perché ovviamente le borse stanno chiedendo degli innalzamenti degli initial margin, cioè del margine che a te serve per operare sui derivati. Il problema è chi opera sul fisico, perché chi opera sul fisico deve fondamentalmente poi utilizzare la finanza per coprirsi dal rischio del prezzo. Quindi o fa delle operazioni di hedging che vanno a bilanciare quello che tu fai sul fisico, o altrimenti nel caso di imprese manifatturiere devono adeguare i fidi o appunto le assicurazioni del credito. Ora, quindi, questo discorso qui in realtà su larga scala sta fondamentalmente cambiando, adesso dirò una parola un po' che sembra complottista, ma in realtà no, non lo è, l'ordine monetario, nel senso che sta emergendo l'idea che forse siamo davanti a un Bretton Woods 3, cioè a un paradigma monetario diverso, diviso in due blocchi, e questo ha delle conseguenze profonde su un mercato così globalizzato come le materie prime. Questo è il punto. Tanto per menzionare, l'ultimo super rally dei prezzi delle materie prime è iniziato negli anni 2000 ed è durato fino al 2011, fatta eccezione la parentesi del 2008, nel momento in cui la Cina è entrata nella WTO, cioè nel momento in cui la globalizzazione compiva un vero e proprio salto di qualità. Quindi le materie prime rispondono sempre in maniera molto forte davanti agli shift che possono arrivare sul piano degli equilibri internazionali. Noi oggi siamo davanti a mio avviso, una seconda guerra fredda. Io non penso che sia probabile una normalizzazione dei rapporti, d'altronde dopo quello che è accaduto, come pensiamo che si possa normalizzare le relazioni con la Russia? Secondo me ormai abbiamo superato il punto di non ritorno, e questo avrà un impatto profondo sul funzionamento delle materie prime. Faccio solamente un esempio e poi mi taccio. Una settimana fa il prezzo, il future sul nickel, che è un mercato magari di nicchia, ma che ha un'importanza enorme per Certo. tutta la filiera dell'acciaio inossidabile, è stato sospeso per una settimana, e da ieri l'LME, London Metal Exchange, sta provando a come dire, rimettere in funzione il mercato, e non ci riesce. Non ci riesce perché ormai il mercato, soprattutto mercati piccoli, quindi non, diciamo così, di ampia liquidità come può essere magari il petrolio, faccio un esempio, ma mercati piccoli come il nickel in questo caso, si ritrovano davanti magari a una controparte che ha un'esposizione molto forte, si ritrova con delle margin call che non è in grado di soddisfare, e siamo arrivati al punto che, secondo me, rischiamo che il future sul nickel dell'LME, a mio avviso, rischia di essere soppresso per sempre. Quindi abbiamo, secondo me, davanti degli scenari di grande disruption del comparto delle materie prime che, all'interno di un ciclo rialzista, si sostanzieranno in delle fortissime volatilità, come dire, fasi di volatilità che ovviamente chi sarà bravo, fortunato e pronto riuscirà in qualche maniera a
a gestire, ma non è affatto facile perché, come vediamo, ogni giorno arriva una notizia in grado in qualche maniera di produrre degli effetti importanti. Io da trader mi lamentavo, odiavo Trump perché lui si alzava la mattina, faceva un tweet e rovinava tutte le impostazioni. I trader amavano Trump. No, lo odiavo, ma non faccio un discorso di simpatia politica o meno, faccio un discorso che lui mandava un tweet e il mercato si muoveva in maniera molto drammatica e quindi ci uccideva sostanzialmente. Ma quell'epoca lì sembra in realtà, come dire, poca cosa rispetto a quanto abbiamo oggi davanti. Quindi questo è un punto molto importante. Sì. E purtroppo le imprese, non solo ovviamente i trader, perché poi se i trader falliscono ovviamente a nessuno importa, ma è un problema che le imprese ovviamente e i consumatori non sono in grado di poter gestire queste dinamiche, quindi ovviamente si aprono delle sfide enormi nei prossimi anni. Ecco Carlo, il tuo parere su che faccia la normalità? Alla normalità, ecco. Ma diciamo un ritorno alla normalità ha la faccia di un ripristino di quelle condizioni di domanda e offerta che consentono alle principali commodity di tornare su livelli di prezzo coerenti con le loro medie di lungo termine. Ed è quello che succede sempre, nel senso che i mercati delle commodity sono mercati tipicamente ciclici, in cui c'è una fase di eccesso di offerta che deprime i prezzi, i bassi prezzi comportano una riduzione degli investimenti, a un certo punto il meccanismo si ingrippa, manca l'offerta, i prezzi salgono, arrivano nuovi investimenti, eccetera. E questo in parte sta succedendo. In questo caso evidentemente tutto è complicato dalle ragioni geopolitiche che sono state ben descritte da Gian Claudio. Anch'io credo che sia un elemento di forte rottura col passato nell'evoluzione del mondo verso una sorta di nuovo bipolarismo, c'è di mezzo la guerra, eccetera, però insomma in prospettiva io non credo ci siano dubbi sul fatto che torneremo a convergere verso livelli di prezzo per le principali commodity energetiche e non energetiche coerenti con quelli a cui siamo abituati. Il problema è arrivarci, l'orizzonte temporale che ci separa dalla normalità, ognuno può avere un'idea, può essere, diciamo, gli ottimisti diranno un paio d'anni, due o tre anni, i pessimisti diranno qualcosa di più, ma certamente abbiamo davanti un periodo in cui dovremo ancora soffrire e in cui dovremo necessariamente adeguare il nostro comportamento a questa transitoria normalità, chiamiamola così. E adeguare il nostro comportamento è proprio una delle cose che servono per riconquistare la normalità normale. Ottimo, io ringrazio entrambi, Gianclaudio Torlizzi, T-Commodity, e Carlo Stagnaro, Istituto Bruno Leoni. Solo che Carlo, prima di lasciarci, proprio qualche istante fa, ma letteralmente mentre siamo in diretta, è arrivato ovviamente un regalo in redazione, però la regia ce lo può mostrare in maniera un po' più chiara. Volevo semplicemente chiedere perché dobbiamo leggere molte riforme per nulla di Carlo Stagnaro e Alberto Saravalle. È stato molto chiaro a Menta su Twitter, però dunque te lo chiedo a te perché hai scritto il libro tu. Beh, intanto ti ringrazio ovviamente. Un libro che affronta temi diversi e con un orizzonte temporale diverso, anche se in parte si parla pure di politica energetica. La risposta alla tua domanda è questa: noi oggi stiamo al centro di una crisi che sta travolgendo tutta Europa e in parte anche il resto del mondo. La differenza è però che gli altri paesi europei arrivano in questa crisi, Covid prima e tutto quello che ne è seguito poi, avendo alle spalle una lunga fase espansiva in cui il PIL pro capite è cresciuto e in cui hanno messo, per così dire, fieno in cascina. L'Italia invece arriva all'appuntamento della crisi del Covid, poi della crisi energetica e poi della crisi geopolitica, avendo alle spalle un periodo di stagnazione se non di continuo declino. Questo libro cerca di capire perché, mentre gli altri crescevano, noi facevamo passi indietro e comprendere cosa deve cambiare perché anche da questa crisi non usciamo per dire così, col sedere ancora più a terra, ma impariamo dal passato e ricominciamo a crescere.
Grazie, grazie mille. Diciamo una spiegazione un po' più argomentata rispetto all'altro Carlo. Grazie mille, Carlo Stagnaro, Istituto Bruno Leoni e Gianclaudio Turlizzi, founder di Commodity. Grazie per essere stati con noi, alla prossima e buon lavoro. Grazie mille. Grazie, buon lavoro.